non avete mai lavorato insieme o cosa ne pensi? Direi sì, io ho provato. No, io ho provato. Con Caligari? Vabbè, no, questo non ce l'ho incontrati a lui. No, sì. Dovevamo fare questa intervista. Non mi ha detto. No, perché anche il grande autore spesso non è. No, questo è interessante. Ci siamo incontrati su un film che non abbiamo mai fatto. Perché nessun produttore volle in quell'epoca il film di Claudio Cagliari, che naturalmente dopo la sua morte tutti hanno celebrato, era un film che si chiamava Anni Raggi, ed era un film sulle, diciamo, sulla storia dell'emigrazione della criminalità calabrese all'anno del film ambientato a Milano. E Claudio ha scelto tornare su questo film e è saltato a 10 giorni nel silenzio delle riprese. Poi Claudio ha cercato per anni di fare questo film, come tanti altri film, ma si è saltato purtroppo tante volte troppo tragici, e però quella era l'unica occasione in cui sì, in cui con l'intervista aveva pensato una forma sociale. E quindi era questa crisi, però capisci. Devo dire che l'incontro con Caligari comunque è stato morale, anche se tanto è stato lui, non c'è tanto generosità con lui, ma avere la possibilità di incontrarlo. Poi c'è, non mi ricordo una lettura a tavolino con tutta la gente di attori, poi è soprattutto in sua risposta. Io ho fatto un lungo viaggio in Calabria con Claudio per preparare il film, in cui abbiamo incontrato tipi molto poco raccomandati, mi piaceva fare a cambio, però non era mai intervenuto perché aveva delle persone che procuravano questi incontri, e lui ogni giorno diceva no, non è abbastanza, fino a che ci siamo trovati in un giorno con la macchina, portati da una parte all'altra della costa, diciamo, della Calabria, in un viaggio silenziosissimo con un ragazzo di 30 anni con degli occhiali scuri, che a un certo punto ci ha fatto capire qual è il suo nome, e Claudio, diciamo, di soddisfazione, aveva trovato, mi ha detto ci siamo, questo è l'incontro che ci ha fatto capire qualcosa. Quindi era un film che era andato molto avanti, era stato molto